quando si progettano e si costruiscono gli edifici, ovviamente è possibile utilizzare tanti trucchi per poter renderli anche antisismici o comunque modificare il loro comportamento durante un terremoto. Se ho la necessità di modificare il comportamento dell'edificio, io posso immaginare anche di aggiungere delle masse. Detto così, uno dice, ma cosa faccio in un edificio e aggiungo massa, aggiungo dei pesi inutilmente? È chiaro che quando immagino e progetto un edificio, io posso anche considerare tante parti strutturali, quindi solai, balconi, sporgenze varie, o anche contenitori, per esempio immaginatevi semplicemente una piscina. Per esempio, se andiamo, come ho fatto adesso, ad aumentare il peso, la massa quindi di un edificio, quello che succede è esattamente questo, cioè l'oscillazione propria, quindi la frequenza con la quale si muove l'edificio, non è più quello di prima. Lo stesso edificio va in risonanza con una frequenza molto più bassa. Prima era un hertz, adesso invece un movimento più lento del terreno la mette sempre appunto in vibrazione forzata e quindi appunto amplifica molto il movimento. Okay? Mentre se andassimo nella frequenza di prima, quindi se il terremoto fosse un po' più veloce, come lo era prima, vedete, l'edificio tutto sommato si muoverebbe molto meno e quindi starebbe quasi fermo, proprio perché abbiamo modificato la massa. Movimentando questa massa lungo l'altezza dell'edificio, io potrei anche modificare proprio il modo di vibrare dell'edificio. Per esempio, se questa massa la vado a mettere ad una certa altezza, vedrò che appunto la famosa frequenza o il modo proprio di vibrare dell'edificio cambia. Se il peso lo vado a portare verso il fondo, appunto, modifico ancora il comportamento dell'edificio. Quindi fondamentalmente i progettisti che cosa fanno? Giocano con due fattori, due elementi importanti. Uno sono le masse o i pesi appunto che distribuiscono l'edificio e anche la rigidezza, cioè il fatto che un edificio sia più o meno elastico. Okay? Come vedremo in altri video appunto ci sono tanti trucchi anche per aumentare questa rigidezza.